Luna che dorme tenendosi i piedini, amore. Finalmente è in esportazione il video dove Iela Vale vi raccontiamo del progetto. Lo vedrete dopo questo video. Yes! Tra parentesi, ora sono in fase prep per, come passa da una cosa all'altra, sono in fase preparazione per il matrimonio e mi sono messa lo smalto, me lo sono messa io. Questa mano, ok, decente, questa mano decisamente uno schifo. Ma va benissimo. Oh yes. Tutto pollicione. Pronta per il matrimonio anche Barry, che questa mattina ha fatto un piccolo check-up e adesso l'ho anche portata là. Ha fatto un check-up perché c'era un contatto della batteria. Dovete sapere che la settimana scorsa, prima di partire per la Toscana, ero ferma al semaforo in un'arteria principale di Milano, bella trafficata. Ha fatto contatto, il che significa sia totalmente spenta. Non mi dava la possibilità, ho chiuso la macchina. Ok, chiuso. Non mi dava la possibilità né di mettere le quattro frecce né di aprire il bagagliaio per prendere il triangolo, niente, era completamente morta e a quanto pare si era allontato un bullone. Great. Sembra tutto a posto, ora stamattina l'abbiamo portata. Barry, it's ok. Speriamo. E poi dovete sapere che oggi, 26 maggio, è l'anniversario di me e di Jimmy. Non faremo grandi festeggiamenti oggi perché il grande festeggiamento sarà sabato, perché andiamo al concerto di Dua Lipa a Bologna. E infatti oggi siamo un po' dietro tutte queste preparazioni per il matrimonio. E poi io alle 12:40 ho un'intervista radiofonica. E poi però questa sera andremo a cena fuori. Dopo aver aiutato un altro po' per il matrimonio, vado a farmi le sopracciglia, quindi insomma una giornata abbastanza piena di cose da fare in preparazione per domani. L'intervista in radio è andata molto bene, adesso sono quasi le 3:30 e mi sto preparando per una call con la mia vocal coach. Questo perché il 25 giugno sarò una speaker al TEDx di Mirandola, TEDx cui tema è rinascita, quindi perfettamente in linea con me. Il TEDx, per chi non lo sapesse, è una sorta di conferenza dove diversi oratori si alternano e trattano un tema sotto diversi punti di vista, ma anche ambiti. Ad esempio, ci saranno medici a parlare del tema della rinascita, ci sarò io che ne parlerò sotto un altro punto di vista. E siccome è una cosa importante, dovrò parlare davanti a una grande platea, gli organizzatori mi hanno fatto affiancare da una vocal coach che in realtà mi affianca già da un mese. Fino adesso abbiamo lavorato sullo speech. Quindi sul discorso che farò, e siccome adesso l'abbiamo definito, passiamo a renderlo da un testo scritto a un testo parlato, che non è proprio facilissimo. Oggi pomeriggio avevo proposto a Jimmy di rifare il nostro primo appuntamento, che è stato un incontro a una specie di parco per chi è della zona di Prato, Filettole, e praticamente ci siamo incontrati, siamo stati 2 o 3 ore così, un po' spiaggiati sull'erba ad abbracciarci, è stato un bellissimo primo appuntamento, però purtroppo non siamo riusciti a fare tutto e quindi abbiamo rimandato e per oggi mi si è presentato con i fiori. Sono profumatissimi. Io ho finito la call con la vocal coach. Sono andata in cucina e ho detto: sento odore di rose. E tipo, ho cominciato a dire a tutti: sento odore di rose, però non volevo dirlo perché poi non vedevo rose in giro. Infatti, ci me le aveva nascoste, però c'erano. E sono profumatissime. Sono delle cose che mi rendono felice e queste sono i fiori. Che bel bouquet. Niente, ora fine giornata, ore 6, direi che è ora di andare a sistemare queste fantasmagoriche sopracciglia. Quella.
Alla fine ce l'abbiamo fatta, siamo venuti nel punto esatto dove c'è stato il nostro primo appuntamento, in mezzo alle frasche. ci siamo così. Cioè, Invece a quanto pare abbiamo scavalcato una bella tempisti e abbiamo giornata di passato il sole. pomeriggio lì a fare ruote, eccetera. Da qualche parte Jimmy ha anche video, ma. A fare i bischeri come al solito, come nostro Sì, e penso solito. adesso siamo 9 anni dopo, siamo qua. Chi l'avrebbe mai detto? Quasi quasi ricordo ancora cosa indossavo. No, io no, so solo che avevi però la borsa rosa di Ralph Lauren. No, di Lacoste. 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 Mi hai portato in un posto pittoresco. Molto pittoresco. Cena di Dalla nostra pesce. maniera. Ecco, a cena ci stava, ci stava. Sarà tutto giusto. Mi dedico più a questa se vuoi perché mi piace questa. Wow! Spettacolo profumo! Davvero. Madonna! Cioè, questo pesce grande Giga! quanto la mia. Ehi! Di che hai visto oggi pure col fiorellino? Sei in salita, eh? Specifichiamo che sei più alta perché in salita. Io ho i tacchi e le talloniere per rialzarmi. Questa Che hai mangiato? è un fegatino. Si E si sente il fegatino. Vieni qua, ma è il vieni qua bombolone? Che è più. I bignè. Che bombolone, ah, faccio il Vabbè. bombolone. Guarda, vai lì. Com'è bella, Che bello! com'è bella. Vedo questi stacchi. Allora, ora vogliamo il primo, la prima rotazione, eh? Su. Continua a girare, continua a girare, continua. Continua, Giù continua, sull'erba. continua. Continua, continua. Ancora fino a ieri. C'è un po' d'ombra, sente più fresco. Bello, guarda. Io sto dormendo, santo bene. Stai dormendo? Mi sto sorreggiando la testa, però gli occhi sono chiusi. Stanco, mangiavo troppo. Mangiavo, bevuto. Bevuto. Stanchissimo. Penichella ora starebbe troppo Questa era bene. la tua pennichella. Un po' improvvisata. Una giornata difficile, effettivamente. Devo dire che è assurdo quanto mangiare di energia, ma se mangi troppo, l'energia non c'è più, vorresti soltanto andare a letto. È un po' un controsenso, no? Comunque, guardate, questo è il vestito che mi ha fatto Studio Atelier di Roma e Roberta mi ha già fatto negli anni un sacco di vestiti per delle cerimonie. Io mi affido sempre a lei perché è una realtà sartoriale e fa abiti su misura e sono sempre perfetti. Cioè, questo è bellissimo, di un colore stupendo che con un pizzico in più di abbronzatura mi sarebbe stato un pochino meglio, ma adoro. Drama Queen. Io sto tanto bene. Ma che si può? Ma che scene sono, Jimmy? Come? Ma Come che non cos'è c'è? sta roba? E Ma come? Abbiamo trovato un'altra testimone di nozze. Mogo bollino questa. E tu? Tu devi venire a matrimonio, vero? Ma cosa non sei? Ciao, spettacolo! No, vabbè. Sei bellissima! Appena arrivati a Bologna, che fai, esplori? Dove vai? Abbiamo preso un nuovo collerino più grande di lei, cammina storta. Ehi, allora, sei contenta di stare in questa stanza? Vanitosa, vanitosa.
Guardate che spettacolo questa stanza, è super super elegante. Dove sei? Dove ti trovi? Dove ti hanno portato questi umani? Ecco, disperdiamo un po' di pelo. Oh, ciao. Mi puoi spiegare una cosa, Luna? No, ma è stato perché? Bello. Perché? Come ci si è cioè, fiondata? Hai tutta una stanza. Cioè, si è mi fiondata spieghi qua perché? Dentro? Qui, secondo me, in questa scatola tengono il pollo. Allora, siamo arrivati, abbiamo passato il pomeriggio in camera a dormire e a prepararci, a caricare le pile per questa sera. Luna è venuta con noi, è stata un paio d'ore in camera e poi siamo stati fortunatissimi ad incrociarci con i miei genitori. Si è tentato un po' la fuga nell'hotel. Siamo stati fortunatissimi ad incrociarci con i miei genitori che andavano a Padova, che così gliel'abbiamo data perché noi domani, no, lunedì partiamo per Gerba, quindi stiamo via una settimana in qualche modo. Dovevamo gestirla. Ora siamo arrivati, abbiamo parcheggiato al parcheggio dell'IKEA, che ragazzi, quando ci sono i concerti, il parcheggio dell'IKEA rimane aperto, quindi andate là, gratuito. E soprattutto rispetto alla finale di X Factor ad Assago, non abbiamo trovato neanche un centimetro di fila. Sì, perché sono le 7, non le 9. Capito, non eravamo così in anticipo al forum. Eravamo all'ultimo minuto. E quindi ora andiamo alla ricerca di cibo pre-concerto. Yeah! Siamo fatti furbi e siamo venuti a cena al ristorante dell'IKEA. Io non sono mai stata, sono super esaltata. Ci siamo proprio ora. Yeah! E voilà, io ho preso delle polpettine tali e quali, sono vegane con piselli, verdure. Ho preso la carne, lasagne, siamo pronti, siamo carichi. Questo pane buono. Scaldiamo. Ma se le sei sperato. Ma no. La mia colazione preferita in assoluto in hotel. Uova strapazzate e pane croccante. Se decisamente croccante. Io sono bruciato. No. Però sentila come crocca. Quella, vada come fumo. Siamo arrivati alla conclusione di questo video che faccio una settimana e mezzo dopo, quando è stata girata, ed è per questo che mi vedete abbronzata, perché in realtà questo periodo sono stata a Gerba, come avevo detto in questo video, ma volevo fare questa outro, salutarvi, perché vi volevo un po' raccontare che cosa è successo al concerto di Dua Lipa. Avevamo filmato l'outro io e Jimmy a Bologna, erano stati bravissimi, però ho fatto casino con i video del memory card e ho cancellato tutto. Sono qui a dirvi che, parole spicce, praticamente siamo arrivati tutti contenti, tutti gasati all'ingresso, lo steward scannerizza il nostro biglietto, accesso negato. Ci raccontano e ci spiegano che avendoli acquistati tramite via Gogo, cioè un canale non ufficiale, eravamo stati truffati. Quindi, dopo un primo momento di panico, siamo andati subito in biglietteria, dove abbiamo dovuto aspettare l'inizio del concerto per permettere a loro di valutare se c'erano posti liberi, e quindi dopo circa 20 minuti, quindi siamo persi le prime due canzoni, hanno visto che c'erano posti liberi, ci hanno venduto un biglietto e siamo riusciti ad entrare, il che è stato anche la nostra fortuna, perché una settimana e mezzo dopo posso dirvi che infatti è stato abbastanza veloce effettivamente. Comunque siamo riusciti a farci dare il rimborso dei soldi dei biglietti che avevamo speso tramite via Gogo, da via Gogo, soprattutto grazie alla prova che il nostro biglietto non era valido, che non ci hanno fatto entrare, e quindi ne avevamo dovuto comprare un altro. Quindi
Se per caso, non vi consiglio, dopo la mia esperienza, acquistateli solo tramite canali veri, anche perché il prezzo è calmierato, cioè il prezzo è giusto. Noi avevamo pagato uno sproposito, però l'avevamo fatto perché pensavamo che magari essendo stati presi molto all'ultimo, quello fosse il prezzo, insomma, che paghi per prendere l'ultimo. E comunque, se vi capita di prenderli tramite Via Gogo e vi capita una cosa del genere, mi raccomando, cercate di portarvi a casa almeno una prova del fatto che non siete entrati, che può essere la foto o non lo so, fate un video, oppure se riuscite ad entrare, tenetevi il biglietto che avete acquistato, perché secondo noi quella è stata proprio la prova schiacciante che era stata una truffa. Quindi basta, concluderei qui questo video. Aspettatevi i prossimi, sicuramente tutta la settimana di Gerba appena conclusa, siamo appena arrivati, ho ancora il sole della Tunisia addosso e vi devo ovviamente uploadare il video della spiegazione del progetto oggetto della nostra azienda. Quindi tante belle cose, seguitemi qui e su Instagram dove vi tengo un pochino più aggiornati più velocemente, qui è un po' più lento, è più macchinoso, più difficile riuscire a stare dietro a tutto. Spero che questo video vi sia piaciuto. Tanto amore in questo video tra il nostro anniversario e il matrimonio, e tanta festa, perché l'amore è festa. Quindi, se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, lasciate un commento. Noi ci vediamo nei prossimi fantasmagorici video. Ciao ciao! Senti, bianchissimo.